Ad oggi abbiamo la discesa delle occupazioni di terapie intensive sotto le 100 unità, siamo a 98 ricoveri in terapia intensiva, da molte settimane non registriamo nessun ricovero in terapia intensiva e dunque, come potete vedere e come vi avevamo detto, la Campania, se Dio vuole, uscirà prima e meglio di altri territori da questa epidemia. Presidente, quindi lei è più speranzoso adesso o più ancora preoccupato in generale, vista anche la giornata? Vista la giornata nuvolosa, preoccupato del maltempo, sì, se non viene una pioggia a dirotto. Bisogna essere preoccupati e bisogna non abbassare la guardia. Non vorrei che questa giornata, che è stata per quello che mi riguarda perfino troppo sovraccaricata dal punto di vista mediatico, se proprio ve la devo dire tutta, mi sembrava più lo sbarco in Normandia che l'arrivo di un furgone con 10 pacchi di flaconi per la vaccinazione. Dai, mi è sembrata francamente pure un'esagerazione, ma insomma si capisce che si voleva dare all'Italia un segnale di speranza.